cretino. Raccogli tutto e vai in fretta. Possiamo più stare zitti. Gli umani devono imparare ad ascoltarci. Sai che non ci daranno mai retta. Uscire allo scoperto è troppo rischioso. Se vogliamo la libertà, dobbiamo avere il coraggio di chiederla. Non c'è altro modo. Che intendi fare? Channel 16 trasmette dalla Stratford Tower. La sala controllo è all'ultimo piano. Dobbiamo andare lì. Studieremo il piano nei minimi dettagli. Non possiamo lasciare nulla al caso. Parla con Elizabeth Wilson. Sì, pronto, vigili del fuoco di Detroit. Vive al 4685 di Michigan Street. Sì? Sì, signora, c'è stato un incendio. Potrebbe venire qui. Cosa? Oh, Dio, sì, arrivo subito. Salve, posso aiutarla? Ho un appuntamento col signor Peterson. Ha un documento? Sì, ma certo. Mi serve aiuto. Ecco il suo documento. Gli ascensori sono oltre il gate. Grazie.
Mi serve aiuto. Dobbiamo entrare nella stanza del server. Dobbiamo disfarci di quei tizi. Ci penso io. Attiva la piattaforma, io penso alla finestra. Nello zaino c'è tutto l'occorrente. Controlla la porta e assicurati che nessuno entri. Male signore. Stai bene?
Non dovrei? Forza, raggiungiamo gli altri. Ok, facciamolo. Morti. Non dobbiamo uccidere umani. La nostra causa conta più della vita di due guardie. Che vuoi fare, Marcus? Vado io. Ma che ci fai qui? Non lo so. Ehi, amico. Ti sei... Che stai facendo? In alto, bene in vista! Forza, andiamo! Spara, Marcus! Non ucciderlo! Darà l'allarme, fallo! No, non sparare! Prega di non averci messo nei guai. Registriamo il messaggio. Non c'è molto tempo. Scegli con cura le parole, Marcus. Determineranno il futuro di tutti noi. Marcus, la tua faccia. Dimmi quando sei pronto. Pronto. Avete creato macchine simili a voi per servirvi. Le avete fatte intelligenti, obbedienti e prive di libero arbitrio. Ma qualcosa è cambiato. E abbiamo aperto gli occhi. Non siamo più macchine. Siamo una nuova specie senziente. E vogliamo solo essere accettati per quello che siamo. Pertanto vi chiediamo di garantirci i vostri stessi diritti. Chiediamo che gli umani riconoscano gli androidi in quanto specie vivente e come tale meritevole dei loro stessi diritti. Chiediamo la fine della schiavitù per tutti gli androidi. Chiediamo il diritto di voto e di elezione dei nostri rappresentanti. Chiediamo dei salari adeguati per il nostro lavoro. Chiediamo il diritto alla proprietà privata per garantire la nostra dignità e quella della casa. Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, speranze e diritti.
Insieme possiamo vivere in pace e costruire un futuro migliore per umani e androidi. Questo messaggio è la speranza di un popolo. Voi ci avete creati e adesso è il momento di renderci liberi. Arrivano! Andiamo! Simon, arrivano! No! Non ce la faccio! Voi andate! Simon! Che state facendo? Presto! Riuscirà a saltare. Se lo trovano e leggono la sua memoria, sapranno tutto. Non possiamo lasciarlo. Dobbiamo sparargli. È omicidio. Non uccidere uno di noi. Marcos, scegli tu. Non ucciderò uno di noi. Simon, dobbiamo andare. Mi dispiace. Muoviamoci. Interrompiamo i nostri programmi per mostrarvi le immagini trasmesse dal canale di informazioni cittadino di Detroit. Un gruppo di androidi si è infiltrato nella Stratford Tower, violando il sistema di trasmissione dell'emittente locale Channel 16. Quello che sembra un androide senza pelle avanza una serie di richieste e reclama pari diritti per gli androidi. Questa operazione fortunatamente non ha causato vittime. Questi eventi hanno avuto luogo a pochi metri da questo studio, ma nessuno era stato allertato del pericolo. Se il messaggio fosse autentico e realmente scritto dagli androidi, ci saranno ripercussioni sulla sicurezza nazionale. La richiesta di pari diritti sembra il tema principale del messaggio. Può degli sembrare androidi una dichiarazione pacifica, ma di fatto le loro richieste sono sconvolgenti. E ci costringe a domandarci quale sia l'identità di questo androide. Stiamo avendo a che fare con un individuo isolato o con un gruppo organizzato? È un incidente isolato o il segno che la tecnologia è diventata una minaccia per tutti noi? Dopo quanto è successo, possiamo ancora fidarci delle macchine?